Ma sono molto contento di essere questa sera ospite del gruppo Imprese Artigiane di Parma a parlare di Europa. C'è una felice coincidenza. Questo gruppo è nato 60 anni fa, nel 1957, quando nasceva proprio la prima comunità economica europea. E quindi credo che ci sia un'opportunità in più per ricordare un percorso lungo, complesso, con difficoltà anche, che però ha portato l'Europa a crescere. I paesi fondatori erano 6, sono diventati 28, il mercato unico si è esteso ed è una realtà che ha consentito all'Europa tutta in questi anni di crescere. L'Europa è un'Europa che condivide molte opportunità per i giovani. Naturalmente è un'Europa che non ha risolto tutti i problemi relativi anche alla funzionamento pieno di una organizzazione integrata. Ci sono ancora dei problemi da risolvere a livello europeo per quanto riguarda la politica estera e soprattutto la politica fiscale comune, che rendono più complicato, diciamo così, anche lo svolgimento delle politiche settoriali. Diciamo molto più semplicemente, l'Europa ha raggiunto in molti settori un grandissimo livello di integrazione. L'agricoltura, i trasporti, le politiche ambientali, la sicurezza alimentare, ma la politica commerciale comune verso l'esterno, ma il potenziale è ancora di questa Europa, soprattutto nel confronto con le altre realtà forti mondiali, la Cina, gli Stati Uniti e così via. Non ci dà ancora la possibilità di poterlo esprimere, questo potenziale a livello congruo e soprattutto soddisfacente per mantenere quei livelli di progresso che abbiamo raggiunto in questi decenni in Europa. Il Parlamento europeo è in questo contesto la più grande istituzione democratica eletta dai cittadini al mondo. Sono 500 milioni di cittadini che parteciperanno, che rappresentano, appunto, sono rappresentati nel Parlamento europeo attraverso l'elezione diretta dei parlamentari europei. Questo non succedeva quando è nata la Comunità europea, succede da 40 anni e in questi anni il Parlamento europeo si è saputo conquistare e ha ottenuto dei poteri importanti. Non è vero che si decide tutto a Bruxelles a livello degli eurocrati, come si sente dire spesso. È il Parlamento europeo che insieme al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea fa le leggi, approva i regolamenti e direttive e quindi questo dà la possibilità di avere un punto di vista che tenga conto più direttamente degli orientamenti e delle esigenze dei cittadini nella legislazione europea. Noi come ufficio di Milano stiamo conducendo da alcune settimane una campagna di sensibilizzazione istituzionale in vista del voto del 26 maggio. L'obiettivo per quanto ci riguarda è quello di invitare i cittadini ad andare a votare. Ovviamente i cittadini voteranno per chi riterranno opportuno, però andare a votare non è solo esercizio di un diritto, che è fondamentale nella vita democratica, è anche l'espressione di una adesione al progetto, perché dal numero dei cittadini che andranno a votare alle elezioni europee dipenderà anche il fatto che poi queste nuove istituzioni rinnovate possono sentirsi rafforzate nella necessaria e nella importante azione di sviluppo, di rinnovamento anche delle istituzioni europee e delle sue politiche.